del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benvenuti nella casa del Signore. Stiamo vivendo il tempo pasquale, il tempo in cui il Signore ci visita con il dono del suo Spirito, che è lo Spirito della verità. Oggi il mondo ha bisogno della verità per scoprire cosa deve fare. Abbiamo bisogno della verità noi, uomini, le famiglie. Perciò, ecco, il Signore vuole donarci in questa Santa Messa questo spirito di verità che diventa una luce che ci guida. E per celebrare degnamente questi santi misteri, adesso riconosciamo tutti i nostri peccati. Tu che sei la via per ricondurci al Padre, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei la verità per illuminare i popoli, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Tu che sei la vita per rinnovare il mondo, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Dio onnipotente e misericordioso, guidaci al possesso della gioia eterna, perché l'umile gregge dei credenti giunga con sicurezza nella tua casa, dove lo ha preceduto Cristo, suo pastore glorioso, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Leggi nel nome del Signore. Lettura degli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro e Giovanni stavano ancora parlando al popolo, quando sopraggiunsero i sacerdoti, il comandante delle guardie del Tempio e i Sadducei, irritati per il fatto che essi insegnavano al popolo e annunciavano in Gesù la resurrezione dai morti. Li arrestarono e li misero in prigione fino al giorno dopo, dato che oramai era sera. Molti però di quelli che avevano ascoltato la parola credettero, e il numero degli uomini raggiunse circa i 5.000. Il giorno dopo si riunirono in Gerusalemme i loro capi, gli anziani, gli scribi, il sommo sacerdote Anna, Caifa, Giovanni, Alessandro e quanti appartenevano a famiglie di sommi sacerdoti. Li fecero comparire davanti a loro e si misero a interrogarli. Con quale potere o in quale nome voi avete fatto questo? Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo di Israele. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra che è stata scartata da voi, costruttori, e che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza. Non vi è infatti sotto il cielo altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati. Parola di Dio. Rivediamo, grazie a Dio. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Dica la casa di Aronne, il suo amore è per sempre. Dicano quelli che temono il Signore, il suo amore è per sempre. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza, grida di giubilo e di vittoria nelle tende dei giusti. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Ti rendo grazie,
perché mi hai risposto, perché sei stato la mia salvezza. La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d'angolo. Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare. Piccoli e grandi. Vi era tra i farisei un uomo di nome Nicodemo, uno dei capi dei giudei. Costui andò dal Signore Gesù di notte e gli disse: Rabbì, sappiamo che sei venuto da Dio come maestro. Nessuno infatti può compiere questi segni che tu compi se Dio non è con lui. Gli rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce dall'alto non può vedere il regno di Dio. Gli disse Nicodemo: come può nascere un uomo quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? Rispose Gesù: in verità io ti dico, se uno non nasce da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quello che è nato dalla carne è carne, quello che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto dovete nascere dall'alto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Pasquale, perché sta raccontando tutta la storia delle prime comunità e dei discepoli direttamente dopo la risurrezione di Gesù. E oggi il brano che la liturgia della parola ci propone, ecco, ci racconta una storia incredibile. Gli apostoli del Signore vengono messi in prigione, vengono arrestati e c'è un scompiglio totale a Gerusalemme. Per quale motivo? Perché
gli apostoli sono testimoni oculari che Gesù è vivo, che Gesù è risorto. E questa è la verità su cui loro stanno costruendo la loro nuova vita, quella dopo la risurrezione di Gesù. Allora, carissimi, ecco, difendere la verità su Gesù risorto. Ecco, vi ricordo che nella Bibbia la verità ha sempre un concetto personale, che riguarda l'agire della persona. Non ha un concetto di una teoria, di un codice etico, morale, eccetera. Capite? Noi spesso oggi diciamo questa è la verità, leggendo qualche libro, qualche codice etico, eccetera, e qualche teoria. Nella Bibbia, per l'uomo della Bibbia, la verità riguardava sempre la persona, ciò che questa persona faceva con la vita. Perciò l'uomo vero o l'uomo falso. E ovviamente noi spesso diciamo, ecco, questo è il cristianesimo, e proponiamo un insieme di teorie, di dogmi, di insegnamenti, ma noi viviamo in un altro mondo falso, e perciò vedete, la verità a volte non corrisponde, la nostra verità sul nostro agire, con ciò che noi professiamo, e questo è il grosso problema. Allora, questi carissimi apostoli si trovano in prigione perché loro, ecco, stanno testimoniando che Gesù, ecco, è vivo, che la verità non è un concetto teorico, ma una persona, Gesù, e loro sono disposti ad essere in prigione, chiusi, oppure poi andare in croce e morire per una persona che è Gesù, che l'hanno incontrata. È una cosa importantissima, perché anche il Papa Benedetto XVI, ecco, come primo Papa, ha dichiarato nel Deus Caritas Est, ecco, possiamo leggere anche questi testi, che all'inizio del cristianesimo non c'è un codice etico, una verità teorica, non c'è nulla del genere, ma c'è una persona che tu devi incontrare, e questa persona è Gesù risorto. Quante volte nel nostro cristianesimo, nella mia fede, all'inizio c'è, ecco, qualche libro, capite? Ah, perché la mia catechista, ecco, mi ha raccontato che devo credere in Dio, capite? Invece, ecco, il Papa Benedetto XVI dice no, all'inizio della tua fede deve essere una persona, un incontro con questa persona, e questa persona è Gesù, perché se no, carissimi, anche nella Chiesa, esistono tante teorie che sono vere, tanti concetti veri, concetti politici, sociali, capite, culturali, che noi possiamo, ecco, professare come verità e poi impostare la nostra vita dal punto di vista politico, sociale, culturale all'interno della Chiesa e non essere cristiani. Perché? Perché io non sono cristiano, anche se faccio tantissime cose in chiesa, perché non ho incontrato la persona viva di Gesù. Perciò io posso fare parte di tantissime associazioni all'interno della chiesa, fare l'oratorio, anche forse venire a messa ogni giorno, ma se io ancora non ho incontrato questa persona vivente, capite? Perciò, ecco, per spiegarvi questo concetto importantissimo, possiamo guardare un grande apostolo che è San Paolo. Pensate che nel capitolo proprio 25 c'è un incontro incredibile del nuovo procuratore romano che arriva a Cesarea e incontra proprio Erode con sua moglie, Erode Agrippa. È un incontro così conviviale, perché la coppia regale è arrivata per salutare il nuovo procuratore, ma la prima causa che questo nuovo procuratore romano deve risolvere dal punto di vista legale è la storia di un prigioniero che da 2 anni si trova in prigione, e proprio
ecco Festo chiede ad re Agrippa, dice: senti bene, ma io devo risolvere questa causa di un prigioniero, e gli presenta Paolo, che dice che un certo Gesù è vivo, che è risorto, che non è morto, e litiga con i farisei per questo motivo. Cioè, ecco, Paolo non litiga, possiamo dire non fa un dibattito con i farisei a causa di una teoria, di un codice etico morale, ma litiga per una persona che ha incontrato presso Damasco. Capite? Cercate di capire che siamo nell'anno 60, quando succede questo. Paolo da 2 anni si trova in prigione, non esistono ancora i Vangeli, perché il primo Vangelo è stato scritto 3 anni dopo, nel 63, il Vangelo di Marco. Perciò non è che Paolo discute e combatte per sostenere la verità del Vangelo, di qualche scritto. Non ci sono ancora scritti, cristiani. Gli unici scritti che girano sono proprio le sue alcune lettere. Allora, capite? Lui crede in una persona. L'unica cosa che ha da trasmettere è questo incontro con questa persona viva di Gesù risorto. Incredibile questa storia. È bella questa storia perché, vedete, quando Paolo, ad esempio, si reca a Damasco per arrestare i cristiani, ecco, lui a un certo punto, uscendo da Gerusalemme, a destra, circa 100-150 metri, si trova quel posto dove Santo Stefano è stato lapidato. E per forza Paolo, cioè ancora Saulo, andando verso Damasco per arrestare i primi cristiani, doveva passare di fronte a questo posto dove lui stesso, Saulo, con i farisei, qualche anno fa hanno lapidato Stefano. Perciò guardate, vi ricordate questa scena, perché è bellissima, drammatica, che stanno lapidando Stefano e Stefano, già morendo, dice: vedo il cielo aperto e i cieli, ecco, e sulla destra del Padre vedo il Figlio di Dio. Ecco, sta contemplando il cielo. E Paolo forse poteva dire: ma cosa vede questo? È una allucinazione, capite? Ma alla fine di questa strada, perché questo è successo, lo hanno lapidato all'inizio della strada che conduceva verso Damasco, alla fine di questa strada, nei pressi di Damasco, Saulo vedrà gli stessi cieli, capite? Cioè vedrà Gesù che gli dirà: Saulo, Saulo, perché mi stai perseguitando? Chi sei? Sono il tuo Signore Gesù risorto che tu stai perseguitando, capite? Ma perché Santo Stefano era disposto a morire perché voleva difendere, non so, qualche scritto? Non c'era ancora nessun scritto, nessun Vangelo, non conosceva neanche le lettere di San Paolo, perché non esistevano, perché ha incontrato Gesù vivo, capite? Perché Saulo poi davanti a Festo e Erode Agrippa e poi ancora per 2 anni a Roma in prigione, ecco, sarà pronto a morire perché ho incontrato Gesù, capite? E questo è il perno che costituisce il nostro cristianesimo. E che cos'è questo perno? Possiamo ancora citare una volta il Papa Benedetto XVI, che dice che praticamente, ecco, questo amore del Padre, amore di Dio Padre, che è talmente ama ciascuno di noi, che Lui come Dio, per amore nei nostri confronti, è capace di rinnegare se stesso come Padre per mandare il suo Figlio in croce alla morte. Capite? E un padre deve veramente, per fare una cosa del genere, rinnegare se stesso, la sua paternità, se manda il suo Figlio, cioè Gesù, per morire per te.
ma che padre sei? Capite? E Benedetto XVI, questo grande papa, dirà: Dio talmente tanto ti ama che è capace di rinnegare se stesso. Questa è la paternità. E tutti questi santi carissimi sono pronti, perché hanno scoperto questo amore pazzesco di Dio, sono pronti, ecco, a testimoniare che Gesù è vivo. Se tu hai incontrato questo Gesù vivo, oppure stai ripetendo solo le teorie, le omelie, le preghiere, capite? Perciò dobbiamo avere bisogno, un desiderio di incontrare questo Gesù vivente. Io sono Gesù vivo. Facciamo qualche esempio forse più recente, perché qualcuno potrebbe dire: ah, stai parlando di un'epoca che ormai è passata. Prendiamo André Frossard, un grande ateo. Vi ricordate questa storia, tanti libri che abbiamo scritto e che abbiamo letto di questo grande pensatore, scrittore francese. Ecco, pensate che lui, quando era giovane, era totalmente ateo, e un giorno, siccome non ha mai avuto una donna, ecco, racconta che ha preso i soldi, perché era un ragazzo benestante, e ha deciso di andare con una prostituta. Ha preso questi soldi e alla fine gli ha mancato il coraggio di fare questo, capite? Perciò prende questi soldi e mette nel cappello di un barbone. Gli dà questi soldi e poi, passeggiando, entra in una chiesa dove c'è l'esposizione del Santissimo. E vi ricordo che quando Gesù è esposto nel Santissimo è Gesù risorto, capite? E Frossard dice che non si sa perché si è inginocchiato, era ateo, e è stato qualche minuto, non un'ora, ma qualche minuto dentro, è uscito credente e ha detto: ho incontrato mio Dio. E subito ha scritto un libro con lo stesso titolo, capite? Lui, che era ateo, non conosceva nessun scritto, non conosceva il Vangelo, non conosceva la Bibbia. La Bibbia significa un insieme di libri, vi ricordo. Lui non conosceva la Bibbia, non conosceva il Vangelo, non conosceva gli insegnamenti dei papi, eccetera. Che cosa è successo? È successo che ha incontrato una persona viva, in un istante. A me è successo nella mia vita privata, personale, ecco, 21 anni fa, mentre passeggiavo e non ci pensavo neanche di incontrare personalmente il Signore, in un venerdì santo mi è capitata la stessa cosa, che mi ha cambiato la vita. Mi ha cambiato la vita. E se faccio tutte queste cose, perché l'ho visto, carissimi, nel mio cuore. Mi ha parlato. E cosa vuol dire? Perché ad esempio oggi vediamo gli apostoli in prigione e poi arriva l'angelo del Signore e li libera. Questa scena ancora vedremo. Perché li libera? Perché loro siano tranquilli e possano vivere in pace il resto della loro vita? No. Perché li libera? Perché quando Dio ti libera dalla tua prigione, ti dà subito una missione, perché c'è una missione, capite? E questa missione è proprio annunciare il nome di Dio. Dio ci libera, carissimi, dalle nostre prigioni per essere annunciatori di questo incontro con Gesù risorto, con Gesù vivo. Ricordatevi. E perciò questa è la verità. Che io, dopo aver incontrato Gesù personalmente, inizio a vivere essendo un altro Cristo nel mondo, capite? Non si tratta solo di proclamare le verità su Gesù, le teorie, i dogmi, gli insegnamenti, e poi vivere in un altro modo, no. Quando io l'ho incontrato, devo, ecco, essere veritiero, la verità come un agire della persona, non come credere in un codice etico, anche se è bello, capite? Tanto vero che cosa vuol dire questa verità nel mio agire rispetto a una verità di una teoria? Ecco, prendiamo un esempio. Guardate,
E negli Atti degli Apostoli, la liturgia tra poco ci proporrà questo frammento della Bibbia, c'è una coppia, ecco, dei primi cristiani, lui si chiama Anania e lei Safira, capite? E cosa succede? Ecco, tutti i primi cristiani danno una decima i soldi per sostenere le loro comunità cristiane, ma questi due offrono i soldi, ma a un certo punto fanno un ragionamento, ma lasciamo una parte per noi senza dire nulla agli apostoli, perché se succedesse qualcosa, allora possiamo sopravvivere. E a un certo punto, ecco, Dio scopre questa cosa e davanti agli apostoli questi due, siccome hanno mentito, muoiono di colpo, muoiono. Perciò guardate, gli apostoli chiusi nella prigione, sono stati liberati, non sono morti, capite? Quando c'è questa prigione, diciamo, esteriore, perché qualcuno ti ha messo in quella prigione, invece questi due muoiono quando diventano i prigionieri della propria falsità interna, che agiscono, capite? Con la vita in modo diverso. Loro non mentono contro una verità scritta, no, ma mentono con la vita, capite? Allora preghiamo in questo momento, carissimi, perché questo coronavirus che stiamo vivendo, questo è solo un preludio rispetto a ciò che ci aspetta, carissimi, perché noi siamo entrati veramente nei tempi dell'Apocalisse. È un grande percorso, non aspettate che il mondo vi dirà che cosa succederà, perché il mondo non è credente. Io ho visto adesso un'immagine, dopo, se qualcuno vuole, un'immagine, un filmato che è girato tutta Italia, ad esempio in questi giorni, e con un sacerdote celebra la messa, non so se l'avete visto, e entra la polizia perché ci sono, mi sembra, 13-15 persone in una chiesa enorme, ma tutte con le maschere, e il poliziotto interrompe la sua messa, capite? Ma non è che dobbiamo contestare il poliziotto, perché il poliziotto non è credente, è un ragazzo che capite? Perciò lui non sa che cosa sta facendo. E anche la società oggi purtroppo non è credente, sta cercando le risposte solamente sulla scienza. Invece noi da questa difficoltà possiamo uscire solo carissimi, con la fede e con questa chiave profetica. Per averla dobbiamo pregare e cercare questo Dio risorto. Solo Lui può farci uscire da questa cosa. Perché se no, politici, la gente anche della scienza senz'altro cercheranno, ecco, di fare tutto per vincere le proprie verità, capite? Io sono polacco, ecco, sto osservando adesso una cosa anomala in Polonia. Pensate che sta aumentando il numero dei contagiati giorno dopo giorno, e loro stanno aprendo la Polonia, proprio quando non sono arrivati ancora in picco. Perché? Perché a maggio ci sono le elezioni politiche presidenziali, capite? Perciò, ecco, stanno aprendo, capite? Se noi ci fidiamo solo degli uomini, quelli ci porteranno sempre verso le proprie scelte convenienti. Ecco perché, vedete, come il centro dobbiamo mettere Gesù risorto, così possiamo sopravvivere e così possiamo testimoniare il nostro cristianesimo, che non è una teoria in cui credere, ma una persona che dobbiamo amare e con cui fare l'amicizia. Amen. Amen. Dopo il Vangelo. Dal suo tempio il Signore ascoltò la mia voce. Alleluia. Al suo orecchio pervenne il mio grido. Alleluia. Ecco, carissimi, adesso rivolgiamo la nostra preghiera al Signore.
Ti preghiamo per il nostro Papa Francesco, che oggi sembra un Papa abbandonato, non può incontrare i suoi fedeli a causa del coronavirus. Ti chiediamo di sostenerlo, che lui si senta veramente amato da noi tutti, appoggiato con le nostre preghiere, con i nostri pensieri. Per questo noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore Gesù, in questa Santa Messa ti preghiamo per l'anima del nostro Ferruccio, marito della cara Jo, per l'anima di Nella, mamma di Roberto, e per Graziano, salito al cielo stamattina. Per tutti i defunti noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti presentiamo sempre gli ammalati, in modo particolare il papà di Simonetta e Francesca, Davide e tutte le persone che si affidano alla nostra preghiera e che sono scritte anche in questa chat. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore Gesù. Gesù, ti preghiamo per tutti quelli che oggi, anche con la nostra intercessione, scopriranno la tua presenza. Per loro ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Sì, Signore Gesù, dona il tuo incontro a tutti i nostri familiari e amici. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i nostri familiari, per tutti i nostri amici, per tutti i nostri colleghi che sono ancora, non ti hanno ancora conosciuto, per loro ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Signore mio, mi abbandono a te, qualunque cosa tu faccia in me, ti ringrazio. Fa che questa preghiera, Signore Gesù, non sia solo di Lucia, ma di ciascuno di noi. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Ti affidiamo anche la vita di Irene e di Donato nel giorno del loro compleanno e di tutte le persone e i bimbi che sono nati oggi. Per questo ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Adesso con tutto il cuore, ecco, scambiamoci la pace di Cristo. Misericordia per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta nostro. È cosa buona e giusta nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, e celebrare con adorazione sincera la memoria dei tuoi prodigi. Nel mistero mirabile della sua passione, il Signore Gesù ha vinto il mondo e il demonio. Con la sua risurrezione ha riportato l'uomo sfigurato dalla colpa alla primitiva bellezza della tua immagine e ha dischiuso per tutti i credenti le porte del Regno dei Cieli. Per questo tuo dono, Padre, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra. E con l'assemblea degli angeli e dei santi canta in coro l'inno della tua gloria. Santo, santo, santo Signore.
Veramente santo, veramente benedetto sei tu, oh Dio. Tu ci hai voluto in comunione di vita col figlio tuo, eredi con lui del tuo regno, cittadini del cielo e compagni degli angeli, se però conserviamo con fede pura il mistero cantato dalle schiere celesti e noi elevati a tale dignità da poter presentare a te per l'efficacia dello Spirito Santo il sacrificio sublime del corpo e del sangue del Signore nostro Gesù Cristo, tutto possiamo sperare dalla tua misericordia. Per la redenzione del mondo, egli andò incontro liberamente alla passione che ricordiamo con venerazione e con amore, e per istituire un sacrificio quale sacramento di imperitura salvezza, per primo offrì se stesso come vittima e comandò di ripresentarne l'offerta. Alla vigilia di patire per la salvezza nostra e del mondo intero, stando a mensa tra i suoi discepoli, e gli prese il pane, e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Diede loro anche questo comando: ogni volta che farete questo, lo farete in memoria di me. Predicherete la mia morte, annunzierete la mia risurrezione, attenderete con fiducia il mio ritorno, finché di nuovo verrò a voi dal cielo. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Obbedendo al divino comando, noi celebriamo, Padre, questo mistero, ricercando nel convito del corpo del Signore una comunione inseparabile con Lui, ne annunziamo la morte. Manda a noi, o Padre onnipotente, l'unigenito tuo figlio, tu che ce l'hai mandato con amore spontaneo prima ancora che l'uomo potesse cercarlo. Da te che sei Dio ineffabile e immenso, l'hai generato Dio ineffabile e immenso a te uguale. Donaci ora, quale fonte di salvezza, il suo corpo che ha sofferto per la redenzione degli uomini. Guarda propizio a questo popolo che è tuo possesso, e a tutta la tua famiglia che in comunione col nostro Papa Francesco e col nostro Vescovo Mario, rinnovando il mistero della passione del Signore, proclama le tue opere meravigliose e rivive i prodigi che l'hanno chiamata a libertà. Tu che ora ci raduni col vincolo di un amore sincero nell'unità della Chiesa Cattolica, serbaci per il banchetto del cielo, per la partecipazione alla tua gloria, con la Beata Vergine Maria, con Sant'Ambrogio e con tutti i santi. Con il Signore nostro Gesù Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, a te, o Padre, e l'onore, la lode, la gloria, la maestà e la potenza, ora e sempre, dall'eternità e per tutti i secoli dei secoli. Amen. Thank you.
Carissimi, adesso preghiamo perché possiamo diventare uomini kerigmatici. Che cos'è kerigma? Kerigma è proclamare che Gesù è vivo, risorto, che io l'ho incontrato come una persona e non come una teoria di dogmi, di credenze. Capite? Perciò kerigma significa un vulcano che deve esplodere con il tuo annuncio, quando tu dici Gesù è vivo, Gesù è una persona senza cui non posso vivere. Mentre sto celebrando questa messa, sto pensando a un grande santo, il vescovo Romero, che è stato ucciso proprio da un sicario mentre celebrava la messa. E lui proprio diceva queste cose. Cristianesimo non è una teoria, ma una persona viva che è Gesù. E in quel momento gli hanno sparato. E mi ricordo le foto pazzesche. Pensate che il suo sangue, che usciva in abbondanza, si mescolava con il sangue di Cristo eucaristico, perché il calice è caduto. Incredibile. Ecco, unione, unione. Io muoio per te, perché tu sei mio Signore. Io non sono capace di morire per una teoria, capite? Per un libro, per il Vangelo. Io muoio per te, io vivo per te, io faccio tutte le mie cose. Io mi sposo per te, perché tu sei il fondamento del mio matrimonio. Io, non so, lavoro per te, questa è la verità, tu sei la mia verità, capite? Io lavoro per te, cioè il mio atteggiamento lavorativo deve essere la verità, non solo ciò che io dico. Io, non so, sto guardando qualsiasi cosa, sto facendo qualsiasi cosa per te. Ecco, proclamo kerigma, sono kerigmatico, perché tu vivi in me. Preghiamo, carissimi, per questo passo che noi possiamo fare per andare avanti. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvata. Comunione spirituale. Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito, che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. Ti adoro nel sacramento del tuo amore. Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in spirito. Vieni a me, o mio Gesù, che io venga a te.
possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. Credo in te, spero in te, ti amo. Amen. Pascoli eterni del cielo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, vi ringrazio per questa Santa Messa, vi ricordo che se qualcuno vuole conoscere questa via di Damasco su cui incontrare Gesù risorto, ci vuole un impegno un po' anche personale. Ecco perché vi invito a far parte di questo nostro percorso che abbiamo chiamato percorso degli atelier, dei piccoli gruppi che vanno proprio verso Damasco per incontrare risorto. Abbiamo già detto il nostro indirizzo, ma lo ripetiamo, che tutti insieme info@gloriosatrinita.net. Ecco, se qualcuno vuole seguirci, allora entra
in questa chiesa, ecco, direi delle catacombe. Capite che sotto questo mondo che voi vedete su Facebook, su YouTube, che vi presentiamo, c'è un'altra chiesa, una chiesa molto più personale, dove c'è la formazione un po' più radicale, più adatta anche al vostro cammino personale. Ecco, il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo.